Ora è ufficiale, dopo 6 stagioni la SPAL cambia allenatore, è stato esonerato Leonardo Semplici ed è stato preso il mister Di Biagio. Ora, tralasciando il fatto che secondo me non era Semplici il problema di questa squadra, andiamo a vedere come giocherà la SPAL, o meglio quali sono le ipotesi sul nuovo schema, sulla nuova disposizione tattica della SPAL con Gigi Di Biagio alla guida. Guardate il video fino alla fine perché le ipotesi sono tre, tutte diverse. Partiamo con il 3-5-2. Molte volte gli allenatori che subentrano non cambiano la disposizione tattica dei giocatori, contano magari di fare un paio di innesti e di cambiare soprattutto la mentalità della squadra. Ipotesi 3-5-2, avremo Berisha in porta, difesa composta da uno tra Tomovic e Cionek, Vicari e Bonifazi. A centrocampo Reza, Valotti, Missiroli, Castro e Strefezza. Va detto che Valotti e Castro all'occorrenza, se si è contro squadre più forti, si possono cambiare con Dabò e Murgia per dare un po' più di consistenza al centrocampo, per dare più interdizione. In attacco ci sarebbero Di Francesco e Petagna. Passiamo al 4-3-3, che è l'ipotesi più probabile secondo la Gazzetta dello Sport e anche secondo fantacalcio.it. La difesa 4 sarebbe composta da Reza, Bonifazi, Vicari e Tomovic terzino destro. C'è da dire che il terzino destro di ruolo in questa squadra mancherebbe, per cui Tomovic verrebbe adattato lì. In quella posizione lui ha già giocato, mentre Cionek no. A centrocampo ci sarebbero Valotti, Missiroli e Castro. Valotti che sarebbe spesso in ballottaggio con Murgia. In attacco Di Francesco, Petagna e Strefezza ad affiancarli. Ecco, io credo che questa disposizione tattica offrirebbe un buon attacco. Secondo me è molto meglio questo attacco qua che quello che c'è adesso. Anche se gli uomini sono gli stessi, per ottenere Strefezza più avanzato potrebbe aiutare di più a dare palloni in area per Petagna. E la difesa a 4 io sinceramente la trovo molto interessante, perché secondo me Tomovic è in grado di interpretare questo ruolo. Ora andiamo a vedere l'ipotesi che secondo me è quella più affascinante, un 4-2-3-1. La difesa sarebbe la stessa, a centrocampo avremmo Dabò e Missiroli. Dabò perché serve un incontrista in questa squadra, soprattutto se tu vai a giocare contro squadre più forti tecnicamente. Poi ci sarebbe una linea di tre quarti con Di Francesco, Castro e Strefezza a supportare la punta Petagna. Secondo me questa sarebbe la formazione migliore, perché potrebbe darti la massima offensività e comunque Castro all'occorrenza potrebbe anche ripiegare e tornare indietro, e anche Strefezza e Di Francesco potrebbero seguire gli uomini sulla fascia per poi affidarli alla copertura dei terzini. In più Petagna secondo me con questi tre trequartisti dietro potrebbe segnare diversi gol. Inoltre la difesa 4 potrebbe dare quella copertura che adesso manca a questa squadra. Ora ti chiedo di lasciarmi un commento per dirmi qual è la tua tattica preferita tra quelle che vi ho illustrato. Ecco, io preferisco sinceramente il 4-2-3-1, è quella che trovo più esaltante per questa squadra, per una squadra che deve lottare per cercare la salvezza. Se questo video ti è piaciuto ti chiedo di lasciarmi un like e di iscriverti al mio canale.